Ringrazio Libri TV per questa possibilità di contribuire al congresso che va in onda, se si vuole utilizzare un termine della vecchia televisione, in questi giorni. Comunque un congresso di grande importanza, perché dà visibilità e spiega le caratteristiche salienti di un progetto come Libri TV, che considero di grande importanza e di grande interesse, soprattutto nella città di Roma, nella quale io ho avuto occasione di conoscere Libri TV e Gian Nicolacione, in particolare come amico e compagno radicale dell'associazione Radicali Roma. Libri TV è una realtà importante perché è in qualche modo il braccio mediatico, il collaboratore più importante di Radicali Roma nelle sue attività e nelle sue iniziative di carattere politico e anche di carattere civile. E mi è capitato di poter seguire molte delle iniziative radicali cui non potevo prendere parte direttamente grazie a Libri TV. Libri TV offre un servizio di streaming per alcune sedute, per le sedute di alcuni consessi operanti nel territorio di Roma, che mi auguro abbia sempre più seguito. E credo che sia una dimostrazione che internet può veramente liberare le coscienze, può veramente essere parte di un sistema di informazione che parte dal basso. La differenza tra Libri TV e altre forme di televisione online, a mio modo di vedere, è proprio la sua libertà, nel senso che è un'emittente via web generalista, ma che non crea mai un filtro, cioè non è un emittente che propone un modo di vedere o cerca di fare proselitismo in alcun modo, come può accadere ad altre televisioni che sostengono dei movimenti politici con pieno diritto, ma come poteva accadere con la televisione tradizionale, che a mio modo di vedere ha grandissime e gravissime responsabilità nel declino economico, politico e culturale di questo paese. È per questo motivo che sono sempre felice di contribuire alle trasmissioni di Libri TV, sia da avvocato, da giurista, da esperto di questioni europee, di innovazione, ma anche da cittadino, e sono felice, da cittadino al momento residente a Roma, che Libri TV ci sia, che possa veramente svolgere questo ruolo con grande determinazione, a dispetto dei mezzi limitati e a dispetto delle risorse limitate. E quindi mi auguro che questo congresso possa essere un'occasione di conoscenza per molti cittadini, per molti utenti di internet, di questa emittente, di questo progetto, e che molte realtà possano avvicinarsi a Libri TV con curiosità, con speranza e con la certezza, questo lo posso garantire anch'io, che tutte le proposte di collaborazione, tutte le iniziative di valore saranno in qualche modo seguite, e ci sarà sempre una risposta positiva e amichevole, oltre che entusiasta, a qualsiasi proposta dovesse venire fuori. Spero tanto che questo congresso sia un'occasione anche di confronto tra coloro che animano le trasmissioni di Libri TV, e mi auguro che presto il seguito di questa emittente possa essere tale da creare una vera e propria comunità che varchi anche i confini di Roma, già li ha varcati, ma che potenzialmente varchi anche i confini dell'Italia. Grazie.